Si respira finalmente aria di Natale anche qui a San Giorgio delle Pertiche, nella frazione di Arsego. Mercatini, giochi, Babbo Natale ovviamente, l'immancabile figura più apprezzata, anche gioiosa per i bambini. E quindi nulla, vi portiamo in questo magico mondo fatto di luci e bellezza. Assessore, bellissima giornata, ben riuscita, direi che il sole ovviamente ha aiutato, una giornata dedicata a tutti, grandi ma soprattutto piccini, bambini felici. Certo, certo, noi come amministrazione siamo felicissimi che questa quinta edizione di Aspettando Natale sia un successo, perché insomma poi lo vedrete, lo state vedendo anche adesso, c'è una grandissima partecipazione, 85 postazioni con persone che fanno vedere i loro propri prodotti artigianali del territorio, prodotti che hanno appunto esposto e che stanno offrendo a questa cittadinanza. Un'edizione che prevede anche un concerto con un coro gospel, con tantissime attività, il trucca bimbi, con il Babbo Natale che ha ricevuto e riceve tuttora i bambini e che dà appunto i propri regali, ecco. Sono sforzi, suppongo, ma che danno sempre grandi soddisfazioni. Beh, sicuramente c'è un lavoro importante dietro, c'è un comitato di organizzatori che mi ha dato e ci ha dato una grossa mano come amministrazione a portare nel territorio un evento così importante. Un comitato che è da settimane che si spende, settimane che lavora, e questo è il risultato di un lavoro importante che ha dato i suoi frutti. Ci troviamo con Giorgio, uno dei tanti organizzatori di questa bellissima quinta edizione. Ovviamente c'è sempre da fare, veramente un plauso importantissimo anche a tutti i volontari che si spendono per la riuscita di questi bellissimi eventi. Assolutamente. Il risultato, oltre a tutta una serie di coincidenze dal tempo e dalla partecipazione degli esterni, questo è un risultato di chi si mette a disposizione di questi eventi, perché si nasce con volontariato e i volontari sono l'anima di questa edizione, perché nessuno ha uno scopo di lucro, è solo valorizzare e portare festa e felicità all'interno dei paesi che altrimenti sono destinati a morire, perché non c'è più nulla che va ad animare e ad attrarre quelle che sono le persone che possono tornare a riconoscere e a riscoprire i valori delle piccole botteghe. E questo è il nostro scopo. E poi lo leggiamo anche nella gioia e negli occhi dei bambini. Ah, fondamentale, perché la nostra gioia più grande è dare la felicità e riscoprire la felicità nei bambini spasimanti di vedere questo personaggio che da secoli anima la fantasia dei più piccoli e anche dei più grandi. E che è giusto che continui. Signora, ma è lei l'artefice di questi bellissimi, di queste bellissime opere, possiamo chiamarle così? Sì, opere proprio. Ma come fa? Da quant'anni lo fa? Da 7-8 anni, forse 10 anche. Ma è sempre stata una passione? Sì, uno antistress. E allora aria di festa oggi qui ad Arsego, no? Sì, noi veniamo da fuori, però non siamo venuti apposta perché abbiamo visto l'evento, quindi veniamo da Cittadella. Ma quindi è la prima volta? Sì, qua sì. Finalmente, dai, sta arrivando il Natale, quindi siamo contenti. Sì, respiro.
respira un po', inizia a respirare un po' l'aria natalizia. Sì. Fa bene all'anima. Sì, esatto. Lorenzo le mani che hanno costruito questa bellissima slitta di Babbo Natale. Una passione o un lavoro? Una passione, solamente una passione. Sono in pensione e ho le passioni così, svariate, ne ho svariate passioni. Ma come l'ha realizzata? Una mattina camminavo per strada e mi è venuto in mente, siccome che l'anno scorso abbiamo fatto il Babbo Natale con la 500 d'epoca, allora quest'anno ho detto no, non posso ripetere la 500 d'epoca, devo pensare a qualcos'altro e ho pensato alle renne. Allora, che sono poi la vettura, diciamo, quella ufficiale di Babbo Natale. Ho guardato su internet e ho trovato una renna su internet, 5 centimetri, 5x5, era una fotografia 5x5. L'ho sviluppata e l'ho portata ad altezza naturale. Ed è uscito questo qui. Allora, Babbo Natale non può parlare perché lui deve mantenere il suo velo di mistero, però ci può dare degli accenni. Sono stati buoni i bambini quest'anno? Sì, ha detto di sì, ma è lei che deve lavorare già un mese prima di Natale, è felice? Felicissimo, felicissimo. Sindaco, una conclusione meravigliosa con questo spettacolo di fuoco alle nostre spalle, direi veramente una conclusione spettacolare di questa bellissima giornata. Una coreografia fantastica che corona una giornata veramente indimenticabile per la comunità di San Giorgio delle Pertiche e per tutto il territorio. Abbiamo passato una giornata scaldati dal sole in questo inizio di avvento in attesa del Santo Natale, ma credo che veramente questo sia il modo migliore per concludere questa quinta edizione dei mercatini di Natale di Arsego, che sicuramente resteranno nel cuore di tutti. È stata un'occasione indubbiamente per la comunità di ritrovarsi, ma anche un'occasione per i commercianti di esporre anche quelli che sono i loro prodotti. Assolutamente sì, è stata veramente una bella commistione tra amanti del hobbyismo, del fai da te, tra i commercianti del paese, produttori, agricoltori, di poter mettere in vendita i loro prodotti, ma al tempo stesso di poter creare questo clima meraviglioso che apre le porte al Santo Natale, apre le porte a questo appunto periodo di attesa del Natale, con cui ci apprestiamo per veramente tutti con spirito, con approccio a quelli che sono i valori di questa festa, e quindi con la serenità, con la pace, con la volontà di stare assieme e di vivere questi momenti con il calore appunto del Santo Natale. Dunque salutiamo questa quinta edizione e ci diamo appuntamento al prossimo anno. Assolutamente sì, un'edizione riuscita così bene non può essere che preludio per una sesta edizione che riuscirà ancora meglio.
troppe alle mie spalle, le luci che vedete, la gente che porta a casa una pizza fumante, che sorseggia un vin brûlé, insomma una conclusione perfetta di una giornata che si può ritenere meravigliosa qui ad Arsego.